finché guardavo il paletto con delle rivigili là. È venuto un po' di buongiorno. Io ho fatto un paletto di ma quello capita, sai, c'è 10 euro per il video, no, perché non si vedeva, capito? Se la macchina fosse una macchina che si è il cielo, ma questa fa schifo. La macchina è l'elemento affettivo, mica per altro. Se no volentieri. Scusi, questo formaggio qui cosa viene a letto? Questo formaggio qui? E cosa c'è di più? Come? Il pecorino sardo. Ah, ho capito. Cosa c'è sopra e cosa c'è? Spezie. Ah, spezie, capito. Spezie. Grazie. Dopo, quando vieni con mia moglie, magari se mi fa assaggiare un pezzettino di spezie. Così di roba siciliana proprio. Sì. Bello. Dai, sistema questo banco, su, anzi tutte e due. Che devo saltare? Grazie. Anche più bello, però mamma mia. Mamma mia, quanto è bello questo posto. È qua, Qui. Ecososteniamoci, vivi mangia su ecosostenibile, sala borsa, programma. Dunque, programmi venerdì, sabato 9 oggi, domenica sostenibilità possibile. Esempi concreti di pratiche sostenibili, più confort e meno consumi, più pulizia e meno rifiuti, più libertà e meno inquinamento. I buoni cibi e tradizioni happy hour. ASA festeggia i 50 anni della sua costruzione, con altri altri aggiornato venerdì su Facebook. E così sosteniamo sul sito www.cenovara.ecososteniamoci, ingresso libero. www.cenovara.it e fin dei conti qui ci vediamo, non ci perdiamo come già questo è il mio nome di quello che c'era quello mondo della scuola, gli interventi così alle strade, quello dei parchi di Rio Arredo, l'isola ecologica, la raccolta differenziata, scala della bicocca, servizi di sgombro della neve, le nuove attuali aziende, le nuove tecnologie, la raccolta dei rifiuti, igiene urbana, antichità, l'attività moderna, asta, se dell'asta in strada di Bina Verde, se non proprio...
Adesso è molto lasciato. L'Asta cosa sarebbe praticamente? È un ente pubblico? L'Asta è un'azienda, adesso è una SPA del Comune di Novara. E che si occupa di... della raccolta dei rifiuti. Ho capito. E svolgiamo anche attività altre collaterali, per esempio? Servizi commerciali, rimozione graffiti. Ah, ho capito, no. E anche una penna. Sì, dopo magari la luce. Grazie. Per ora gli do una. Sì, se ho bisogno. Va bene, ti interessa qui del cooperativo o no? Dopo. Beh, però questo interessa. Allora, una birra è sempre bene. Guarda. Più sottile cosa sarebbe praticamente? Cioè, cosa differenzia rispetto al normale fotocellul sistema impianto solare? Questo qui è una silice, e lì invece è un polimero, un film, è una vernice. Sì, sì. Ah, perché praticamente come si... Ho capito. Ho capito. E funziona. Funziona dove non c'è molta luce, perché invece questo qui non funziona. Ah, ho capito. E cosa costa per un impiantino così? Un minimo di... Bisogna fare un impianto. Ho capito. E queste sono le vostre documentazioni? Sì, come no. Allora, solo così di carattere culturale, perché io sono giornalista. Questo qua, noi facciamo questo tipo di sistema. Questo, diciamo che facciamo questo tipo di sistema da piccolo impiantino a impianti un po' più intelligenti. Questo invece cos'è questo? Questo invece no, lo divulghiamo per i bambini, per far capire un attimino quello che è un tipo fumetto, in modo che viene da far capire che... Capito. E questo qua chi siamo? E qua chi siamo? Va bene, ok, allora prendo, mi interessa come elemento informativo. Sì, ci metto. Vuole contattare... C'è la mail. Senz'altro. Non sul numero, perché non ci troverà mai sul numero. Ok, di nuovo. Comunque come mostra è stata poco pubblicizzata, non sbaglio, cioè come mostra è stata poco pubblicizzata, cioè uno... sì, esatto. Ne ha sentito parlare mia moglie alla radio popolare, ma se no... È un peccato. Salve. Appunto. Salve. Cos'è che fa questa roba qua? Cos'è che c'è di particolare? Non si sa. Ciao. Questi sono i pannolini lavabili per bambini, sì. Quindi anziché usare l'usagetta si usano i pannolini lavabili. Di particolare noi offriamo servizio di noleggio e un servizio di lavaggio incluso. Sì, grazie. Se non compito con la voce, non riesco a leggere, sono un po' dislessico. Anzi, com'è? È una fotocamera al minimo, no? L'aiuto col parlato. Vedi il fratello energetico che vuole addirittura vergognare i premi economici, le processi specializzati, eccetera, eccetera. Senti, perdona, cos'è che c'è di particolare questo? Cosa voi proponete? Cioè, cos'è che sarebbe? Allora, la differenza particolare è che prima di tutto si fa una lettura integrata del sistema di fissione impianti. Quindi noi non proponiamo né un cappotto né un intervento sugli impianti, proponiamo una diagnosi di quelle che sono lo stato di salute dal punto di vista energetico del condominio, e una volta che è stato fatto questo tipo di analisi individuiamo quella che è la soluzione. Capito, ma non è sufficiente un apparecchio di termovisione per ottenere il risultato che voi attendete? No, perché bisogna raccogliere tutta un'altra serie di elementi che riguardano sia la storia del condominio sia le caratteristiche del condominio. Ho capito, voi una volta che avete fatto questa valutazione cosa ne consegue? Cioè, cosa facciamo una proposta al condominio indicando di qual è la strada migliore per condividere la volta. Cioè per di coinventazione, diciamo. Poi sia la coinventazione che l'impianto. Cioè noi offriamo tutto,
sia la diagnosi che della parte del professionista, che quindi l'analisi preliminare, sia capito. La progettazione di quello che è l'intervento di natura ottimale. Una volta che questo viene proposto, garantiamo che i risultati contraproducenti. Ma questo dovrebbe venire quando voi, quando vengono fatti nuovi insediamenti, nuove villette, non all'elemento avvenuto, perché. Questo qua invece è il tipo di noi lo proponiamo solo ed esclusivamente per le cose vecchie, perché su quelle che si può fare di più, non su quelle vecchie. Su quelle dovrebbero essere pensate così. Si va a intervenire sugli immobili che non sono stati pensati così e che necessitano un intervento. Concettualmente la cosa che proponete è molto interessante, non mi sembra che voi pubblicizzate, cioè non so, anche su riviste tecniche così. Quindi così cosa sarebbe questo in particolare? Cioè, cosa spiega al signore che è un questo esperto? È un ripartitore dei costi di riscaldamento. Viene installato sui caloriferi. Sì? I caloriferi possono essere regolati con la valvola di termoregolazione. E anziché fare una suddivisione dei costi di riscaldamento per millesimi, viene contabilizzato il consumo attribuito al corpo scaldante che in quel momento è in funzione. E già utilizzato in vari condomini? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, in Regione Lombardia c'è una legge, c'è un dispositivo di legge che li rende obbligatori su tutti i condomini. Ah, è una cosa appropriata. È molto costoso. Dipende dal modello, dipende dal numero di installazioni che se ne fanno. Diciamo che mediamente un gruppo sistema di regolazione e stabilizzazione costa dai 100 ai 120 euro. Capito. Bene, posso dire bravi? Fa la giornata. Tra l'altro, vabbè, ho speso effettivamente più di spese di spedizione. Eh sì, perché mi ha avuto una possibilità. Io sono un grande esempio, non per quello che dico, per le mie antiguole, per le mie spalle, con la solidarietà di pace e rispetto ai diritti umani, prima di fare l'emergenza, possiamo grazie a tutti i miei amici di fare distruttori. E noi abbiamo l'emergenza quanto è. Non sono cose inedite. Non è inedito. Sala, per quelli che sono qua dentro. Grazie. Posso prendere quello che è stampato? Qua è quello completo, forse è specifico qualcosa. Lo prendo in copia così, controllo se sono uguali. Prendo due, E diciamo di particolare cosa avete? Cioè cosa proponete come cioè il vostro sistema di solare, di cosa avete anche pompe di calore presumo? Beh, qui c'è tutto comunque, se non mi sfugge nulla. Basta che lega intensamente. Magari c'era un po' di mal di testa, però in compenso le basi informative ci sarebbero. Va bene, una mostra piccolina però densa di informazioni. Peccato che, non si dicevo prima, è poco pubblicizzata, cioè si meritava più gente. Sì, effettivamente adesso poi ci sono le conferenze, sicuramente interessanti oggi pomeriggio così, ma se appunto la gente non... Vabbè, il prossimo anno sarà adesso così. Sono solo posti in piedi. Auguri. Ciao. Anzi, qui c'è tutto il famoso riso novarese. Sono venuto apposta qua per questo. Prendo uno stampato. Prego. Grazie, arrivederci. Sì, che qualità, signora? Buongiorno. Vediamo l'orbo. Vedete voi che vengono un po' di... aspetta, ci possiamo dare un sacchettino? Sì, sì, sacchettino, ce l'ha. Ce l'ha un sacchettino, lei? Vedo, il buono sconto l'ha già preso? Tutto, allora prendiamo un sacchettino. Grazie, certo. Il signore va già. Un buon coso anche per la... Faccio un attimo sul campo. Due, uno per ciascuno.
Ma sono quello qui del Novarese qua, questo riso. Novara, questo Vercelli. Capito? Il riso è tutto della zona, Novara, Vercelli e Pavia. Adesso non esistono più le mondine, soprattutto per via. Per via. Le mondine era all'epoca della mia mamma che aveva fatto le mondine. Ah, su serio? Mia mamma faceva la mondina. Capito? Bene. Anche la confezione è molto bella. Grazie, perché è nuova. Buon gusto. Abbiamo fatto anche la cupola, l'ha filmata. Anche, è la base. Dopo magari mi hai detto. Oltre ad avere la cupola sulla scatola. Ah, capito? Ho capito. No, meno male che mi hai detto, sennò quando vedevo i film dici qui manca qualcosa. No, più di questo. Ok, becco un po' di quello così non mi. Prego, così. Quello lo stabilimento. E così. Vabbè. Buona giornata. Grazie per la grazia. Anzi, non c'è più tu la macchina per mettere i tappi? Olio di sesamo. Anzi, comunque è piccolino ma è graziosissimo questa mostra. Peccato che è bella, sì, peccato che ci sia nessuno qua, che miseria. Mia moglie ha saputo perché si è Radio Popolare, se no qui non ci sono pubblicità. No, c'è, guarda là, il negozio leggero. Ah, i porcini. Qui c'è il negozio in Via della Roma. Ah, ho capito. Il frigo di Vanno. Quello sono del Tirolo. Innanzi, vuoi per caso un centrifugato? No. No. Ah, no. Com'è? Buono. Senta. Dica. No, sono un sosia. Soltanto, purtroppo. No, perché... E quello lì è ben altra cosa. Abbiamo tre microcarri. Ma noi non ho ancora in giro, diciamo a Castelletto. Quello di intermodalità per i trasporti. Rifiuto, siamo innovativo. Bevande, sugo. Ah, siccome c'è poco, fotografo tutto. Ah, bene. Senta, questo lei l'ha già preso, questo è in omaggio. Ah, grazie. Deve solo compilare. Cosa per la privacy? Ho capito. E le serve per risparmiare l'acqua e ho capito. Il gas. Poi non gli dirò che ce l'ho già. Vabbè, sento, Muglio, il comune. Ho capito, capito. Sì. Qui la firma. Sì. È una mail. Sì. Meno male, c'è nessuno che mi scrive, almeno che mi scrive. Almeno voi mi criticate. Okay. E come dire grazie. Grazie a lei. Mi auguro che c'è anche qualcun altro che firmi. Ah, dico, c'è così poca gente. No, adesso. Ah, no, buon per voi, ok. E questo invece cosa sarebbe questo invece? No, questa è una chiavetta che serve per pulire i filtrini e per smontare il rompigetto. Però questo non possiamo regalare, questo no. Costa 2 euro. Un peggetto, in che senso è un peggetto? No, nel senso che quando è inserito il rompigetto, vedi questa parte sì, sì. È perfettamente speculare. Per cui facendo così ho capito, si pulisce. Ho capito. Allora è obbligatorio comprarlo. Anzi, mi dai, c'hai 2 euro. Non ce l'ho, guarda, c'è. 50 euro. Dopo, perché ho dato quelle là tutta la moneta. C'è, può cambiare per caso? Sì, sì. Cosa c'ha? 10 euro? Forse sì, controllo. Guarda, non c'è anche 5, guarda. 5, 10 non ce l'ho. Vuole 10, vuole? Se vuole come? Vuole da 8. Come? Tenga. Grazie a lei. Grazie. Va bene. Buon giro. Grazie. Adesso sì che c'ho la soluzione ai miei problemi. Alla buon'ora.
niente, qualche... Ah, siccome ho un entry level, questa telecamerina, non ci può pretendere. Tant'è vero che per aiutarla io devo leggere Fai fondo ambienti. Fa un po' di umorismo, ne prendo due. Ah, poi lo fai l'offertina, aspetti, aspetta, faccio l'offertina. Non so se l'ho trovata. Burrasca. Il teatro Coccio, il classico teatro di... Oh, guarda. Maria Paolo e dei Giannoni, Diana. Mi sembra che siano di Cuneo queste, no? Sì. Però dico, questo qua che infatti è Doc. Doc? L'origine? No. Aspetta che faccio cadere da qua. Sì, è vero? Al ferro, dov'è il ferro? Sì, ma è buco. E un po' della metà, grazie. Com'è, buono? Hai provato il brulé? Cambietto la patella? No, è un buon... ce ne fare. Guarda, puoi fare anche tu con il garofano e la cannella. Il giorno in cui si è risolto Cristo degli ebrei, settimana era composta a 7 giorni e 6 più.
la scoperta della città. Una clinica di Sydney evacua i pazienti, le fiamme si espanderanno, l'umidità è scesa fino al 30% e i venti si vanno intensificando. E poi, in base alle previsioni e alle dimensioni dei fuochi, dobbiamo aspettarci che sarà molto, molto peggio, così è. Il neopremio, Tony Abbott, si misura con la sua prima grande calamità e anche da eventi come questo si dipende la popolarità di un leader. I grandi incendi non sono una novità nel paese dei canguri, ma non così presto, non a primavera. Di solito divampano a dicembre, mese clou dell'estate australe. Questo insomma potrebbe essere solo l'inizio. E così si va anche in chiesa per invocare un aiuto dal cielo. Così tanta gente sta pregando per noi. I vigili del fuoco sono meravigliosi, stanno facendo un gran lavoro. Spero solo che possano salvarci perché qui c'è tutta la nostra vita. C'è morta. Scegli di rimanere invece di odiare, scegli di sorridere invece di far smorfie, scegli di costruire invece di far distruggere, scegli di perseverare invece di rinunciare, scegli di dare invece di spezzolare, scegli di guarire invece di ferire, scegli di dare invece di prendere, scegli di perdonare, scegli di pregare invece di sperare. Ma adesso funziona adesso il coso, grazie. È venuto la consulenza dell'Emilio. Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, l'ultimo albero, l'ultimo bisonte, l'ultimo pesce, secondo me si accorgeranno di non poter mangiare denaro, una roba anche tra tanca. L'assenza della quarantaggio, l'assenza degli scout. Non è difficilissimo, ma video che creato con Carlo Verga, allenatore del libro con l'andaggio, il 21, la domanda è stata. Sarà cultura di la vera mini capitalista, banche centrali e chiediamo, voi siete internazionali, noi governiamo per te, chi è religiosa, noi diciamo tu per te, proprietari e produttori, noi finiamo questo sistema, proprietari industriali, noi ci godiamo la vita sfruttando il lavoro nel mondo, lavoriamo per creare ricchezza. No, per la sua famiglia. Che pregano, che non si affaticano mai. Un ricordo oggi, tutti noi, a queste donne che col suo atteggiamento. Caccia mortale stanotte alle porte di Roma, nel parco di Veio, tra le consolari Flaminia e Cassia. Secondo le prime ricostruzioni, un 38enne, Andrea Pulerà, che voleva avvicinarsi alla cattività, è rimasto ucciso da due colpi di fucile al petto. Il giovane era in compagnia di due amici, cacciatori da diversi anni. Un colpo fatale partito dal fucile di uno dei due 55enne che, sentendo un rumore tra gli alberi e credendo ci fosse un cinghiale di grossa taglia, ha sparato nel buio colpendo il compagno. Tra l'altro nel parco di Veio è vietata la caccia. Invece di chiamare i soccorsi o portare il ferito al pronto soccorso del Sant'Andrea, i due bracconieri hanno trasportato il moribondo al più lontano ospedale Grassi di Ostia, passando prima nell'abitazione del più giovane che ha lasciato il suo fucile. Per il ferito giunto in fin di vita al pronto soccorso non c'è stato nulla da fare, sono scattate le indagini dei carabinieri di Ostia che hanno fermato i due cacciatori con l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. È in corso un sopralluogo dei militari nella zona dell'incidente e già nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. I bracconieri sono già nel carcere di Roma, Regina Celi. Ora vi mostriamo le immagini eccezionali di due balene rimaste prigioniere nel porto di Genova Multedo, nel ponente della città. I due cetacei sono stati poi spinti in mare aperto da una vedetta della Guardia di Finanza, in particolare nel servizio di Riccardo Tirenia. L'avvistamento di ieri mattina, le due balenottere comuni che alle 8 si sono affacciate sul porto di Multedo stavano per superare la diga foranea quando sono intervenuti i finanzieri del reparto operativo aeronavale.
nella barca a pelo, abbiamo cercato di tenere alti i giri dei motori in modo da fare più rumore possibile, muovere più possibile l'acqua appunto per spaventarli, in modo appunto da farli allontanare. Un'ora circa di manovre a debita distanza per convincere ad allontanarsi, non è stato facile testare delle balene. Per 5-6 volte i cetacei si sono immersi, ci sono passati letteralmente sotto la barca, l'abbiamo visti benissimo dall'alto. Ma anche se salte sono iniziati a lavorare, bellissima immagine, vediamo chi forum, questi. Chissà quanto tempo avrebbero impiegato per riguadagnare l'uscita e chissà quanto avrebbero rischiato. Scorrendo. E chissà poi cosa le ha portate fino a qui. Io sono 15 anni che vado in mare, è subito la prima volta che vedo due balene così vicino alla costa. Una si dondola a pannelli solari. L'uomo politico di sostegno all'esercito del potere è stato affidato al fine di perseguire il bene comune, Sandro Pertini. Fuori il cane libro è il miglior amico dell'uomo. Ed anche gli uomini con l'età ci arrivano, è l'osteoporosi, la densità ossea, che va gradualmente riducendosi, la parte interna dell'osso diventa bucherellata come un formaggio gruviera. Le donne partono svantaggiate sia per problemi ormonali, no sia comment. Per una densità ossea minore. Questo qui è di David Huben, che vi dice a tempo un articolo su Scientific American, che purtroppo sembra che fosse ripreso dalla cospettiva delle scienze, che riguardava la quantità di visualizzazione dell'occhio, che secondo che attiva delle cellule in funzione della direzione dei vari segmenti dell'immagine, oppure se c'è una zona chiara tra la zona scura o viceversa, dicendo vitamina D, fissa il calcio nelle ossa ed è associata all'artrite reumatoide. Molto movimento anche da anziani, ma fare un'altra del problema. Appunto, il supporto di calcio aiuta a conservare ossa in buona salute, ma sapere se si è a rischio è indispensabile. È solo sport come il calcio, il corso e l'anticipo tra Torino e Inter, ma l'ottava giornata del campionato di Serie A è stata caratterizzata dal clamoroso risultato di Firenze, dove la Juventus in vantaggio per 2-0 con Tevez e Pogba nel primo tempo. Nel tutti gli immagini, prima di montare di Lione e poi ha perso per 4-2. Per la Fiorentina, riguetta di Giuseppe Rossi in gol di Argentina, che sono stimati. Simulato una parte totale con turno, una parte scura viceversa. Poi tutti questi elementi vengono aggregati, una specie di piramide, che alla fine dalle formazioni finali alla la cervello. Tra l'altro mi pare che ha fatto un bel libro che si chiama The Will on the Brain and Visual Perception. Comunque, per avere dettagli basta andare su Wikipedia e digitare David Hubel e si ha delle ottime indicazioni del suo pensiero. Qui ecco questa interessante opportunità del Facebook, Twitter. Poter di poter fare foto album dove si spostano tutte le varie immagini.
però io come le dico sempre, questo che non sono due libri, quello che è il Museo della Scienza, La Bella Mente, Leonardo De Bono, e poi anche un altro libro molto valido, e si opera Mani per essere il pensiero critico e creativo fisicamente, è una bella mente e l'altra una buona idea dell'Edoardo Bono. Dicevo, sono libri che ho trovato dal bookstore del museo culturale e si aggiungono a quelli se fuori pensare, se vuoi pensare, che si aggiungono una volta più meno recente pensiero laterale classico famoso. Questo punto da Facebook, e con questo vi saluto. www.facebook.com/sergio.conegliano